Domenica si corre la Parigi-Roubaix, grande classica di ciclismo giunta all'edizione numero 108. 259 chilometri, di cui 53 sul pavé, per una gara nota come l'Inferno del Nord. Settimana di Parigi-Roubaix, settimana di pavé e sterrati da attendere e vivere fino alla corsa domenica prossima, dove i protagonisti saranno senz'altro Fabian Cancellara, forte dello splendido successo al Fiandre, e il rivale Tom Boonen, il belga in cerca della quarta consacrazione, che troverà ancora lo svizzero ad attenderlo, pronto ad un'altra sfida. Adesso bisogna recuperare, bisogna anche realizzare quello che ho fatto, penso per quello ci vuole un po' di più e poi penserò alla prossima settimana. Rientrerà in corsa Filippo Pozzato, secondo lo scorso anno proprio dietro a Boonen, e poi largo a veterani e giovani, Ballanne e Quinzato e Daniel Oss, migliore degli italiani al Fiandre. L'anno scorso sono arrivato centesimo con 20 minuti, quest'anno posso dire che qualcosa sono migliorato perché sono arrivato un pochino più avanti. Certo è dura, c'è da migliorare tanto perché sia fisicamente che anche tatticamente bisogna migliorare. Ovviamente il sogno di tutti è arrivare davanti e fare il miglior risultato possibile, che è il gradino più alto del podio, ma insomma non vaneggiamo troppo, restiamo coi piedi per terra, che c'è tanto ancora da lavorare.